Nome e cognome. Giulia Bonacucina. Renato De Leone. Professione. Professore associato presso la Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute. Ordinario di ricerca operativa. Attività di ricerca principale. L'attività di ricerca è rivolta sia a forme farmaceutiche innovative come nanosistemi, in particolare nano e microemulsioni, e poi anche rivolta a formulazioni più tradizionali, in particolare la riformulazione di forme solide per la somministrazione orale della terapia in pazienti con difficoltà di deglutizione. Ottimizzazione. Modelli di machine learning. Quando non è in laboratorio, cosa le piace fare? Mi piace ascoltare musica, leggere e camminare. Mi piace anche insegnare, quindi quando noi non abbiamo laboratori come matematici, ma quando non faccio ricerca mi piace anche l'insegnamento molto. Se potesse tornare indietro nel tempo, in quale epoca storica vorrebbe vivere? Qualche decennio fa, negli anni 60, che sono stati un decennio di grandi cambiamenti, e il decennio del boom economico, che ha impattato sicuramente sulla quotidianità, sulla vita sociale, un periodo rivoluzionario per quanto riguarda l'arte, la musica, il cinema, un decennio di grandi personaggi e di grandi eventi che hanno sicuramente poi impattato anche sugli stili di vita delle generazioni successive. Grecia antica. Il mio sogno sarebbe ascoltare uno dei discorsi di Socrate, stare insieme a lui per un po'. La sua canzone del cuore? Quello che le donne non dicono, Fiorella Mannoia. Guccini, Incontro. Il viaggio più bello? Una vacanza in Sicilia con la famiglia e alcuni amici, dove ho scoperto una terra bellissima sia dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, ma anche piena di città con cultura, storia, arte. Perché no, anche il lato gastronomico è stato veramente ottimale, e quindi una vacanza sicuramente da ripetere. Ho delle memorie bellissime di un viaggio fatto non molti anni fa in Vietnam, però la mia risposta a questa domanda è: il viaggio più bello è quello che ancora non ho fatto. L'insufficienza più grande presa a scuola? Un 5,5 in matematica al liceo scientifico, per fortuna la prima e l'ultima insufficienza. Ecco, io mi ricordo ancora alle scuole medie delle insufficienze in francese. Francese era veramente ostico per me. Se aveste scelto un'altra professione, sareste diventato? Critico letterario, amando molto la letteratura e comunque le materie umanistiche in generale. Lavorare in un'azienda, per esempio nel settore della logistica, e applicare quelle tecniche, quei metodi, quegli algoritmi che oggi insegno ai miei studenti. Mi piacerebbe poterli applicare su problemi reali in un'azienda. Mare o montagna? Mare. Mare. Senza dubbio. Tre parole per descrivere il suo lavoro e la sua professione. Impegno, dedizione e passione. Ottimizzazione, modellistica, sistemi di supporto alla decisione. Un ricordo tra i momenti più belli vissuti nel corso della sua carriera. Il primo lavoro pubblicato, che era anche il mio lavoro di tesi di laurea, e quindi è stata una grandissima soddisfazione. Forse il momento più bello è quando, nella mia carriera, è quando sono stato eletto presidente dell'Associazione Italiana di Ricerca Operativa, che è l'associazione che riunisce tutti i professori e i ricercatori nella mia area. È stato un momento anche di grande soddisfazione per me. Dolce o salato? Dolce. Dipende dai momenti, in questo momento direi salato. Lo scherzo più simpatico fatto o ricevuto? Non uno, ma più scherzi ricevuti al pranzo di matrimonio da parte dei miei amici. Me ne hanno fatto uno pochi giorni fa. Una mia cara collega mi ha chiamato dicendomi che aveva vinto un concorso in un'altra sede e che entro due giorni ci avrebbe lasciato. Ci sono rimasto così male, io le ho fatto anche gli auguri, però ero molto arrabbiato con lei. Dopo due giorni mi ha detto che era tutto uno scherzo. Vi siete sentiti orgogliosi di appartenere ad Unicam quando? In tante occasioni, ma soprattutto in un momento di difficoltà nel periodo post-terremoto, dove Unicam ha dimostrato di essere una comunità unita, coesa, forte, capace di reagire anche in un momento di difficoltà pratica ed emotiva, e quindi è stata Unicam un ottimo esempio di resilienza. Tante volte. È stato per me sempre un onore essere di Unicam e rappresentare in tante occasioni Unicam. Il momento in cui mi sono sentito più orgoglioso di essere parte di questa comunità è stato al momento del terremoto, quando effettivamente noi siamo riusciti, grazie alla governance, al rettore, al prorettore, a riprendere le nostre attività di didattica e di ricerca in tempi brevissimi. Ricerca o didattica? Entrambi, essendo comunque due ambiti strettamente correlati, la più grande soddisfazione è proprio quella di appassionare uno studente alla ricerca. A me piace anche la didattica, mi piace tanto insegnare, quindi piace anche fare ricerca, ma alle volte entrare in aula, riuscire a raccontare
le cose che più mi piacciono agli studenti è una grande soddisfazione. La scoperta scientifica più importante per l'umanità, secondo lei? Secondo me sono i vaccini, perché hanno permesso di ridurre la mortalità per tantissime malattie. Domanda complicata, perché andrebbe contestualizzata. Forse il fuoco, ma più recentemente direi l'elettricità, l'uso e la produzione di energia elettrica. Ciao, ciao scienziati.